In questi giorni il territorio toscano è stato colpito essenzialmente da un evento alluvionale nelle zone di pianura. Si sono innescate anche centinaia, forse migliaia di frane sulle colline, ma sono frane a innesco rapido, cioè risposta rapida alle piogge, che non sono monitorabili, sono mappabili e stiamo procedendo alla loro mappatura attraverso il confronto di immagini satellitari. Ci vorranno giorni e settimane, se si pensa che in Emilia-Romagna si sono verificate a maggio 57.000 frane, ci sono voluti mesi per completare la mappatura, e in Toscana ci stiamo lavorando. Con i satelliti possiamo misurare a precisione millimetrica i movimenti del terreno e quindi sapere esattamente come il nostro territorio si muove. In Regione Toscana, per esempio, abbiamo un progetto pilota e tutta la mappatura dei movimenti del territorio della Toscana viene aggiornata con frequenza mensile. Poi ci sono gli strumenti di previsione e di modellistica, quei famosi allerta arancioni, rossi. Dietro hanno un motore importante, hanno dei modelli della comunità scientifica che permettono appunto di prevedere, data la pioggia, cosa succederà al suolo. Possiamo migliorarli di molto con gli strumenti di supercalcolo, di calcolo a alte prestazioni, e con le tecnologie cosiddette big data, cioè di utilizzo con l'intelligenza artificiale di grandi quantità di dati.